La Piazza Forte di Pescara, 3 secoli di storia, una serie di iniziative per parlare della tematica con un libro e una serata a tema, lo storico Licio Di Biase. Sì, abbiamo cercato anche di attualizzare l'area della Piazza Forte. Noi abbiamo organizzato nel Circolo Ternino una mostra di una settimana. Ci sono stati dei momenti straordinari come l'esposizione della lapide del primo secolo d.C., attualmente di proprietà di un'azienda, dell'azienda di Fonso Viaggi di Vasto, che si ritrova questa lapide, però è per noi un fatto straordinario, rinvenuto alla fine del 1500 nell'area di Rampigna, poi attraverso varie peripezie. Oggi siamo riusciti ad esporlo solo per 3 ore perché era costosissima un'assicurazione, e abbiamo anche organizzato in apertura un confronto tra la sovrintendenza e il sindaco di Pescara, alla presenza appunto dell'Associazione Pescara Tutela, che ha organizzato l'evento, per riflettere sul Rampigne, per riflettere sul bastione San Vitale. C'è anche la presentazione martedì del mio libro, martedì 20 del mio libro sulla Piazza Forte. Giovedì 22 faremo una cosa straordinaria, una visita in notturna del centro storico con la guida di alcuni esponenti dell'associazionismo culturale ambientale locale, da Giulio De Gollibus a Massimo Palladini, Eliodoro Lontano, Ernesto Barbi, che parleranno appunto dei vari aspetti del centro storico. È stato un momento molto importante in cui chiaramente il mio libro sulla Piazza Forte è un attimo, come dire, il riassunto, la sintesi di tutta la storia di questa straordinaria area.